Sebbene la mia terra sia grande fonte di ispirazione, le mie radici siano importanti per me, vivere e operare artisticamente laddove sono nato e laddove vivo attualmente non è facile. Si ha proprio la sensazione di stare in una frontiera, al bordo di una nazione, di un continente, di una, anche di una cultura diversa. È proprio una sensazione, una consapevolezza che ho acquisito negli ultimi anni, questo stare a cavallo tra due mondi totalmente diversi, molto distanti e molto vicini contemporaneamente. Mi piacciono i materiali poveri, mi piacciono i materiali di recupero, credo che la creatività consista nel modificare ciò che hai attorno a te, quindi non andare a cercare ciò che è lontano da te, ivi compresi materiali e strumenti.